Buongiorno gente, come state? Spero stiate bene. E noi in questo video vediamo se riusciamo a montare la serra perché fa un vento assurdo qui in Inghilterra, come potete sentire. Mi è arrivata la serra. Questa è la serra. È la scapola. Eccola qui, ragazzi. Questa è la scapola che mi è arrivata. Abbiamo speso 82 pound, l'avevamo presa in tempo perché sono già finite. Queste sono le piantine che ho dovuto mettere al riparo dentro in capanno perché almeno prendono un po' di luce, ma fa tanto vento, veramente è una cosa allucinante. Queste sono le istruzioni della serra GVP13. In teoria viene così: abbiamo due piani praticamente alzati da terra. Tra l'altro ci sono anche le istruzioni in italiano. Pensavamo che non ci fossero dei picchetti per ancorarla a terra, invece ci sono, eccoli qua. Cosa molto importante, perché con questo vento è fondamentale. Io ho già diviso tutti quanti i paletti che sono numerati, come potete vedere, gli incroci che sono tutti quanti a pressione in pratica. E poi ci sono delle reggette, io comunque ho ancora altre reggette, tutti i ripiani potete vedere. Ah, voglio farvi vedere questa cosa qui. Qua abbiamo insalatina, è già stata bagnata, vediamo se cresce. In teoria dovrebbe vedersi il risultato nel giro di 10 giorni. Qua invece abbiamo spinaci. Noi terremo lì i baby leaf, cioè le foglioline piccole da taglio. Ah sì, qui ho fatto una mappa di quanti ne ho messi giù. Ne ho messi giù 18, 3x6. Ci sono le zucchine. Andiamo a vedere le zucchine. Ho messo giù il 28 del 3. Questa è la pianta. Ho messo giù 10. 3 per 3 più 1. Qui. Alla fine del video monterò tutta la serra, così la vedrete finita, perché non ha senso farvi vedere tutta la... Oggi c'è un vento assurdo veramente e si sente. E questa qui, ragazzi, è la preferita di Anna. Ogni anno nasce una bellissima peonia rossa. Diventa grande quanto questa pianta qui. E lì c'è Anna, fantasmino di mia moglie. Ha freddo e si è fatta gli essiccini caldi. Oh, eccomi qua ragazzi, buongiorno a tutti quanti e buon lunedì. Questo è il mio primo lunedì a casa. Finalmente il vento si è bloccato, perché ieri veramente era assurdo lavorare. Ho guardato un po' la velocità del vento ed era forza 5, è incredibile, cioè troppo forte. Ho messo via tutto, adesso stiamo ripartendo. Ho già costruito la prima parte della serra. È venuto a trovarmi Pallino, perché lui è un amore. Appena mi sente arriva subito. Dove? Dov'è il tuo amico Marco? Dov'è? Moni? Moni? Guardate che roba sto gatto, è eccezionale. Dai, mangia un po', mangialo. E lui fa pianissimo, non mi fa niente, guardate. Nulla non mi fa. Qui ho steso questo telo che poi andrò a utilizzare come pavimento per la nostra serra che verrà messa lì. Qui si può già vedere l'ingombro. Questa è la parte, è un lato. Io già montato far capire. Qua ci stanno praticamente tre cassette, no? Questo è il piano terra, tre cassette per tre livelli, quindi 9 cassette o comunque vasi in tutto. Adesso sto montando tutto quanto, qui la vedrete finita. Volevo farvi vedere che le piantine che ho portato fuori, i semensai, hanno sudato durante la notte. Adesso volevo lasciare un po', guardate che roba, incredibile, eh? Fragoline, lì abbiamo già le piantine alte che avete già visto, e poi non vedo l'ora di andarle a mettere in serra, anche perché è una settimana che le porto avanti e indietro nel capanno. E quelli sono tutti legni che sono coperture dei bancali che io a lavoro per fissare i grandi rotoli di PVC. Io mi porto a casa la legna, giustamente si recupera tutto, e se posso costruisco qualcosa, come ho già fatto, o se devo fissare qualcosa. A me piace sempre arrangiarmi e farmi le cose. E io ho
sono in buona compagnia qui con Pallino. L'ho chiamato Pallino perché all'inizio, quando veniva a trovarci, aveva sempre un collarino con il campanellino, appunto col pallino che suonava, e sentivamo questo suono, no? Cling 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 cling, e arrivava il gattino. Dopo gliel'hanno tolto, per fortuna. Perché? Perché è pericoloso, potrebbe impigliarsi tra le reti oppure nei recinti, e capita a volte che si strozzano. Manca veramente poco e l'abbiamo finita. I pezzi sono a pressione, quindi si fa anche abbastanza presto. Basta avere dei guanti oppure un martello di gomma. È importante mantenere sempre le istruzioni, perché poi magari d'inverno andremo a smontare e metterla via. Io, per praticità, ho fatto questa cosa qui. Ho messo un numero ad ogni sacchetto. Ce ne sono uno. Sì, ce ne sono due meno, in quanto sarebbe la parte più alta del tetto, da non preoccuparsi, perché poi quando andremo a leggere nella lista i pezzi non mancheranno. Ma continuiamo l'avventura, spero che vi piacciono questi video. Siamo arrivati al tetto, come si può notare. Guardate, io sono alto 1,83 m, non è male. E abbiamo tre ripiani. Sono arrivato alla fine, adesso mancherà fissarla, portarla qui dove voglio inserirla, metterci sotto il telo e fissare tutti gli scaffali, e poi metterci anche i tiranti per fissarla al terreno. È veramente bella. Siamo arrivati anche alla conclusione di questo passaggio. Abbiamo inserito tutti i ripiani, che devo dire sono molto pratici, eccoli qua, e anche resistenti. E devo dire che sono stati geniali ad inventare questa cosa qui, che a me è piaciuto veramente tanto. Non è altro che un paletto aggiuntivo con delle specie di braccialetti, se si può chiamare così, per sfruttare al meglio anche l'ultimo dei paletti, e quindi aggiungere questi due piani che altrimenti andrebbero persi, sarebbe spazio perso. Poi, per chi se lo stesse chiedendo, come il sottoscritto all'inizio, ci sono questi comodi picchetti di fissaggio che andremo a inserire ad ogni paletto qui esterno, quindi diventa molto solida, entra nel terreno così fino alla fine, addirittura si può anche un po' stringere. E poi andremo a mettere invece lateralmente questi, che sono sempre in dotazione. Veramente molto bella, molto spaziosa, se considerate il fatto che ci possono stare, guardate quante piante. Io ho calcolato abbastanza bene, qui 30 piante tranquillamente. Poi si può sfruttare l'ultima parte, togliendo appunto gli ultimi due scaffali, per piante quelle più alte. Oggi è una giornata un po' così, non come tipicamente inglese, però notate che qui c'è il sole tutto il giorno, sale di là dove c'è il piccione in questo momento. È Anacleto che mi sta aspettando. Anacleto sta guardando se gli metto la papa, e quindi questa è un'ottima posizione. Il telo sotto mi isola parecchio, poi lo fisserò, lo sistemerò bene in caso. E devo dire che è veramente una bella serra. Ecco, e finalmente potremo cominciare la nostra avventura di piccola produzione casalinga di ortaggi. Voi che dite? Interessanti questi video? Ecco, se vi piacciono, seguitemi. Chiaramente lasciateci il like e un'iscrizione, se vi fa piacere seguirci. Così noi vi lasciamo sempre contenuti nuovi, che ne ho un sacco nel cassetto e non vedono l'ora di conoscervi. Finalmente è uscito anche il sole,
e sto mettendo la terra, questo tipo di terra qui che è molto molto forte, ha un odore incredibile, è straconcimata, è buonissima, e sto facendo le fragole in questo momento. Poi mi mancheranno soltanto i pomodori, andremo a vedere la serra quando è completa. E così è tutto oggi che sto facendo questi lavori, ma mi sto divertendo un sacco e speriamo che questi video piacciono anche a voi. Adesso almeno l'aria si è un po' scaldata, soprattutto oggi che fa molto freddo e fa ancora freddo, e quindi intanto sono usciti i nostri gatti e Anna. Ciao Anna! Ciao! Lei ha appena finito di lavorare da casa chiaramente e io non voglio disturbarla. Il tragitto tra casa lavoro è stato impegnativo, c'è un sacco di traffico tra il salotto e l'ingresso. I nostri amici si stanno divertendo, stanno godendo il sole. Mi è rimasto, ragazzi, soltanto questo mezzo sacco qui e queste vaschette qua che sono circa 5. Andiamo a vedere la bella serra. Fa ancora molto vento e freddo. Io anche se sto bene ho caldo. Andiamo a vedere che piantine abbiamo messo giù. Questo è il risultato, ragazzi. Se avete posto ve lo consiglio. Poi andremo a vedere anche tutti i costi nel dettaglio, così capite un po'. La serra fa 2,15 metri, circa 2,20 metri per 150 per 1,90 metri di altezza. Qui abbiamo messo la lattuga rossa, le avete già viste queste piantine qui. Qui abbiamo messo le carote. Qua Anna mi ha dato una mano perché purtroppo tirandole fuori dalla cassetta si erano tutti sbriciolati, erano molto secchi, tipo cipollotti, quelli lunghi. Sotto abbiamo solo fragole. Guardate quante e che belle, si sono già riprese, cioè incredibile, non erano così alte, da stamattina si sono già riprese, questa addirittura ha fatto un fiore di 18 piante di fragole in questo momento. Qua abbiamo il semensaio che avete già visto, sotto tutti questi qua sono tutti pomodori, penso che adesso hanno anche più spazio e cominceranno a crescere, qui fa anche più caldino, si sta meglio. Sono sempre 18 piante di pomodori come le fragole. Stessi vasi e poi qui abbiamo le coste, abbiamo due vasi di coste, uno e due. La serra è molto sicura, come potete notare, nonostante il vento che c'è qui in Inghilterra, è stata ben ancorata per terra, come potete vedere qui. Ci sono dei fissanti. Tra l'altro anche qui, eccoli qua, questi sono fondamentali perché permettono alla serra di non volare via, di essere veramente resistente. E adesso andiamo a vedere i costi al dettaglio di cosa mi è costata questa serra, vasi compresi, terra compresa, piantine comprese, per farvi circa un'idea di quanto investire se volete partire con una produzione, con un'autoproduzione. Se avete un po' di spazio a casa, potrebbe essere anche ideale se avete un terrazzo, sono in un appartamento. Ed eccoci qua, in questo momento vedete la serra, questa che io ho ritenuto importante, vi lascio appunto il link in descrizione sotto a questo video. Tenete conto che con circa 40 pound, come state vedendo in questo momento, avete circa la prima sezione della serra. Tenete sempre conto che potete mettere anche qualche pianta per terra in base alle vostre esigenze. Con altri più o meno 65 pound avete appunto un altro 30% in più, quindi la seconda parte, e quello che ho comprato io, che ho ritenuto idoneo, ho speso 85 pound, 86 pound circa, perché poi c'era anche uno sconto per altre consegne. E diciamo che con questa serra facciamo già un buon lavoro. Io poi posso anche portare le piante fuori, questa a me serve solo come base di partenza ed l'ho ritenuta veramente buona. E fate un po' i vostri conti in base agli spazi che avete, l'importante è che abbiate anche sempre luce, potrebbe essere anche su un balcone di un appartamento, un terrazzo, un bel terrazzo, ecco. Mentre per quanto riguarda i vasi, tenete conto che devono essere buoni, però non andate a spendere un sacco di soldi. Io ho fatto l'errore di comprare quelli
come vedete, in tinta terracotta, costano di più di quelli grigi, ma quelli grigi purtroppo li ho trovati soltanto dopo e vanno appunto da circa 2 pound a 3 pound e 50. Io vi dico i prezzi chiaramente in pound, ma sono tranquillamente anche in euro li trovate. E ho speso 40 pound in circa 18 vasi. E potete anche comprare vasche un po' più grandi, che io ho fatto quell'errore lì, se l'avessi comprato dopo, che poi ho trovato, ve le farò vedere in un altro video, vasche più grandi perché potete metterle per terra. Quando le piante cominciano a diventare pesanti, è importante avere anche quella soluzione lì, quindi tenetene conto. E anche perché non portano tanto peso quei ripiani lì, una volta che crescono le piante. Per quanto riguarda invece i semenzai, scusate che nel video ho detto semenzai perché noi in dialetto veneto, in lingua veneta, diciamo i va in semenza, quindi la Z diventa una S per noi. Scusate. Io ho ritenuto veramente un'ottima offerta comprare questi qui perché mi sono piaciuti tanto in quanto non hanno le celle, però se voi vi sentite più sicuri potete prendere quelli con le celle internamente, quindi potete mettere un semino per ogni diciamo cella, ricoprirli di terra, eccetera. Questi tra l'altro avevano anche l'offerta, che adesso eccola qua. Sono tre vaschette a 6 pound più 6 tre coperchi sempre con 6 pound, in totale 12, di solito costano 9, 9,50 all'uno, non è poco, eh. Mentre qua abbiamo la terra, per quanto riguarda la terra, sacchi da 50 litri, circa 5 pound al sacco, ma trovate anche qui delle offerte, a volte ce ne sono di 3 per 12 pound o anche 5 o 6 sacchi. Sempre per 18 pound, per esempio. Importante che sia una terra veramente buona e io dico che sia grassa, nel senso che infatti questa qui che ho usato io ha un odore veramente fortissimo, proprio è puro sterco, penso di cavallo al 90%, ed è indicata soprattutto per le partenze delle piante, proprio perché le mettiamo in serra e la pianta ha bisogno di una di È come la benzina, no? Di una buona dose, una bella carica per partire. Dopo, chiaramente, quando andremo a metterla fuori, ci saranno tutti i vari accorgimenti da adottare. Poi, invece, per quanto riguarda qui, vedete le piantine, io ho preso le piantine, sono 3 per 6. Erano in offerta, di solito costano circa 3 pound a vaschetta, una vaschetta ha 3 piantine al suo interno. E dove le ho comprate, le trovate anche nei Brico, l'importante è che siano le piante che voi usate e che a voi piacciono. Perché sì, non ha senso. Già se partite con 4-5 tipi di ortaggi, ve la cavate, ecco. Se c'è l'offerta, a me piacciono tantissimo le fragole, qua crescono molto bene, e anche i pomodori, i pomodorini, quelli piccoli, le ho prese tutte. Poi, ovvio, prendo le insalate, perché? Perché quella cresce e la taglio man mano che mi serve. Spero, ecco, vi sia utile questo video. Ed eccoci qua con il totale. Circa per tutta questa cosa, vedete una serra, 86 pound, i vasi, abbiamo peso 40 pound di 20 vasi. L'avessi saputo prima, avrei preso delle vasche più grandi per metterle a terra e vasi non colorati, tipo tinta terracotta, quelli normali. 4 sacchi terra a 20, il semenzaio a 12 e per le piantine abbiamo speso 18 in tutto, per un totale di 176 pound circa, siamo circa sui 200 euro, ecco, più o meno i prezzi sono questi. La serra, se non la trovate su Amazon, ce ne sono anche in giro nei Brico Center, lo stesso per i vasi. Girate e informatevi prima di tutto. Eccoci qua. E ancora una volta, ragazzi, questo video è finito e io lo vado già a montare direttamente. Come potete notare, a me la regia piace un sacco.
e chiaramente se potete iscrivetevi e lasciateci un like, aiuterà chiaramente il canale a crescere. In descrizione c'è il link della nostra serra e se potete chiaramente comprando da lì, a voi non cambia nulla il prezzo di Amazon, però a noi ci aiuterete a guadagnare una piccola commissione che comunque fa sempre comodo, ecco. Va bene, grazie mille ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ah, vi dico già che nel prossimo video andrò a fare i cassoni, a montare i cassoni con la legna che ho recuperato dai bancali che porto a casa da lavoro. Ci vediamo lì allora. Ciao ciao!